Carissimi amici della Prognatomia, rieccoci per un video domenicale che non so che ora verrà pubblicato perché la connessione, scusatemi, il ciuffo ribelle, ma sono appena sveglio. La connessione che ho fatto un weekend in montagna, la connessione è diversa da quella che ho a Torino, potete capire che quindi in particolare in upload i tempi sono lunghi, quindi potrebbe anche essere che dipende dai giorni, insomma, un po' come il meteo. Comunque, eccoci qua per presentare, per recensire, diciamo, in qualche modo, come possiamo definirla, una recensione fin troppo ambiziosa come definizione da parte mia, che non sono ovviamente così esperto da poter, però insomma qualche sapone l'ho provato, quindi posso dire la mia sui sentori, sulle sensazioni, sull'efficacia di un determinato setup. Dopo aver provato due saponi, ma in particolare questo l'ho acquistato dopo il primo, dopo aver provato, per intenderci, andare a vedere perché deve essere proprio qua, l'ho tenuto qua, Dante di Toscana Factory Lab, il brand di Bruno Iepariello, che saluto. Non mi sono, diciamo, come dire, contenuto e ho voluto anche provare in maniera, diciamo, compulsiva l'altro sapone che era uscito insieme a Dante, che ovviamente no, ma comunque logicamente si chiama Beatrice, eccolo qua. Beatrice, che, beh, non stiamo a ripercorrere tutta la storia, no? Da Dante, Beatrice, chiaramente la donna amata da Dante, e sempre un prodotto Toscana Factory Lab, che però ovviamente è simile, se non identico, nella composizione di questo vegetale, praticamente con pochissimi con un effetto, diciamo, tallovato, ma che differisce completamente nel sentore. Quindi lo andiamo a provare. Vedete che la caratteristica è la compattezza e la durezza della pasta. Quindi noi andiamo, come faccio con i tallovati, poi sono, diciamo, tra le varie tecniche, con un po' d'acqua calda, semplicemente, vedete, un goccio, ad ammorbidire, e lo lasciamo lì. Intanto mi sciacquo anche il viso, perché comunque va fatto. Allora, come rasoio, riproviamo, perché i rasoi vanno provati, perché sennò il nostro Pearl Razor, eccolo qua, il flex regolabile, il rasoio che si ispira, diciamo, anche se non è un clone, perché ha dimensioni diverse. Però la geometria è molto simile, se non la stessa, al Rex Ambassador. Alla prova del 9 con le feather, perché la caratteristica del Rex Ambassador è che a livello 1 gestisce la feather in maniera confortevole. Ora, premetto che io l'altro giorno ho provato uno sciavetto e mi sono fatto dei danni, quindi vedete qua, un red point, che è uno qua. Io non so usare lo sciavetto, lo metto chiaramente, quindi ho fatto qualche danno. Potrebbero riaprirsi questi due red point, però in questo caso non sarà colpa del rasoio, ma sarà colpa del fatto che non si è ancora cicatrizzato completamente questi due red point qua, insomma. Quindi metto le mani avanti in questo senso, nel senso che la prova è capire se anche
il Pearl, Flexi, Made in India, è quello qua, gestisce la Feder, che è una delle più difficili perché è dura, perché è taglientissima, alla regolazione 1, come fa il Rex Ambassador. Quindi andiamo a montare la nostra Feder. Gestire cosa vuol dire? Vuol dire che la si può usare in comfort, cioè, perché attenzione, qui nulla è impossibile, cioè se io mi alleno, se io ho una mano allenata e voglio usare la Feder su un R41 o su anche un regolabile A6, per dire, nulla me lo vieta, cioè io posso essere capacissimo, guardate che apertura che ha, 6, no, non c'è problema. Ma l'utente medio non ha magari né tempo né voglia di allenarsi per raggiungere la perfezione tecnica per utilizzare una lama difficile come la Feder, in quanto difficile perché più che per il tagliente, per la durezza della lama che la rende poco, come dire, poco malleabile, non so come spiegarmi, la sensazione è che poi si provi in rasatura. La Kai, ad esempio, taglia come la Feder, però la Kai è morbida, quindi si gestisce un po' meglio. Infatti sono molti che le Feder non riescono a usarle, però il segreto è usarle con rasoi, come ad esempio il Tatara Masamune, il C101, che proprio sono fatti apposta per fare in modo che questa lama venga domata e usata in comfort, perché questo è l'obiettivo. Io credo che l'obiettivo nostro, e mi scusami di lungo ma è importante, sia ricercare il comfort nella rasatura e l'efficacia, non cimentarci in prove da circo, cioè a me non interessa prendere un rasoio con un'esposizione mostruosa e dimostrarvi che mi faccio la barba con una lama eccezionalmente difficile. No, a me interessa lavorare tutti i giorni in maniera confortevole. Quindi, se mi capita di avere 3 stecche di Feder, come nel mio caso, e devo smaltirle, e non ho voglia tutte le mattine, magari io mi voglio radere quotidianamente, di avere il terrore di tagliarmi, perché comunque voglio farlo in comfort, no? E in questo caso vediamo se si può fare. Uno. Spero che si veda. Qua c'è uno. Allora, vediamo un attimo ancora il nostro sapone. Beatrice, di Toscana Factory Lab, appunto, Bruni e Paiello. Qui i toni cambiano. Non siamo più sul fuoco dantesco, ma qui siamo su una profumazione che ha della rosa, ha della vaniglia, la vaniglia si sente, ha del caffè, ha una nota talcata, poi scendendo rimane anche sul fondo si sentono dei... Ho chiesto queste cose a Bruno perché non le riconosco tutte, però mi essere onesti, non è che sono un naso così raffinato, dei sentori d'ambra, di muschio, ma anche di speziato caldo, con un fondo dolce. Quindi è molto complessa la formazione. L'altra, Dante più, diciamo, più un classico, diciamo così. Questa è più complessa, è più... A me piace, devo dire la verità, anche se non apprezzo molto la vaniglia in generale, però messa in questa, con questa combinazione di sentori, viene fuori un sentore dolce ma non dolciastro, e complesso e floreale, ma mi piace, quindi non è male. Mi liscia col viso e utilizziamo per il solito pennello sintetico, che io trovo veramente fatto bene, di rasatura tradizionale toscana, mi sembra che sia in riva questo qua,
con il pezzettino di radica e il simpaticissimo logo degli amici della Natura Tradizionale Toscana. Eccolo qua, che indicano la forma della Toscana. Allora, andiamo a darci ancora una sciacquatina in viso. Andiamo a mettere nel pennello un po' d'acqua, ma lo scrolliamo e andiamo a chiudere l'acqua, chiaramente, a prelevare questo, è il classico sapone da pennelli con la spina dorsale, eh. Poi tutto si può fare, però sapone, pasta dura, pasta coriacea, e questo pennello ne tira su il giusto. Poi, avendola ammorbidita con un po' d'acqua calda, e il pennello essendo intriso di acqua calda, ma non bagnato, umido, ne tira sul giusto. Se poi non basterà, ne aggiungeremo. Questa, va dato atto a, ecco qua, vedete, ne ho preso un po', adesso vediamo se basterà. Richiudo il sapone intanto. Va dato atto, avete un goccio d'acqua, a Bruno, che uno può piacere o meno la profumazione, ma ha trovato un, ecco, vedete, così, con pochissima acqua, la protezione, che sembra quasi un burro. Quasi solido. Adesso aggiungiamo un po' d'acqua sul pennello. Una volta preparo con lo scatter. Vediamo come va. Vedete che la crema che si forma è una crema ultra compatta e quindi, a rigor di logica, molto protettiva. Benissimo. Sciacquiamo le mani e vediamo come se la cava il nostro Pearl Flexi, Flex, non mi ricordo più come si chiama neanche, con questo, con la Feather a livello 1. Vi dico già che la lama non si sente nemmeno, ma ha portato via questa pasta aderentissima e compattissima e incollatissima. Quindi, incollata nel senso che lo protegge, cosa che con altri rasoi aveva avuto difficoltà, cioè rimaneva attaccata al viso, no? Tanto che era protettiva. Dovevi fare due passaggi, invece qua sta andando via subito. E per esempio pulire il rasoio è quasi più complicato che questo, lo parlo di 2 giorni e mezzo, eh? Perché i disastri che lo sciavetto mi avevano consigliato di aspettare a farmi una barba. Eh,
niente da fare, cioè io conoscevo Edmund e qui in mano libera non ho niente a che vedere. Ma d'altronde è qua che mi hanno fatto il danno maggiore. E che ho fatto? Bene. Il pelo è andato. È andato molto bene. Perché l'ho riaperto, ve l'avevo detto. È andato molto bene, perché già così a uno praticamente mi è tolto via tutto. 2 giorni e mezzo di barba, eh. Risciacquiamo il viso. E andiamo a fare la seconda passata. Aggiungo un po' d'acqua. Un montaggio un po' più morbido. E andiamo subito a fare quello che va fatto. Grande efficacia. Qui chiaramente si è un po' riaperto il red point. Ma era previsto. Però ragazzi, regolato uno. Mi sta gestendo la Feder in maniera assolutamente soddisfacente. Ecco fatto. Non c'è più veramente nulla. Anche il red point si è riaperto poco, quindi ottimo. Le rifiniture. Ma siamo contentissimi. Allora, sciacquo con acqua fredda.
a tamponare e verificare anche se è venuto pulito. Le orecchie, il collo, la maglietta, poi se no qualcuno mi cazzi, mi dicono questa è chiaramente una maglietta che uso proprio per fare questo, quindi allora potete vedere che parte appunto questo che si è un po' riaperto, ma non tanto, per il resto siamo giusti. Witch Hazel, ormai è un'abitudine, questa è la versione astringente. E mentre asciuga facciamo qualche ragionamento. Allora, innanzitutto partiamo dal rasoio che abbiamo riprovato per la seconda volta con la Feder 71. Sì, anche il Pearl Flexi, quello che è, gestisce la Feder in maniera assolutamente confortevole per un uso quotidiano. Ma attenzione, con un'efficacia notevole, perché qui era una barba di 2 giorni e mezzo, cioè non era una barbetta, era una barba diciamo normale ma sostenuta, quindi non era la barba di 2 giorni, quella che fai con una passata magari, era appunto una barba di 2 giorni e mezzo. Quindi questo rasoio, avendo la stessa geometria della testa di Rex Ambassador, come Rex Ambassador al minimo livello gestisce le feder in maniera impeccabile, domandole e rendendole utilizzabili anche per la rasatura quotidiana. Poi ripeto, arriverà sicuramente qualcuno a dire no, ma io lo faccio già con l'R41, oh, bravissimo. Il problema è che l'utente medio non cerca come dire il brivido dell'abilità, ma cerca di è rimasta sul rodoio, cerca di radersi nella maniera più confortevole possibile. Eccola qua la Feder, che adesso andrà a finire nel cimitero dedicato a quelli come lei. Quindi nulla contro chi si vuole esercitare in esercizi di abilità, ma io credo che il fine della rasatura sia la rasatura stessa, non tanto la dimostrazione che io mi rado con un rasoio che è di un'aggressività estrema e una lama difficile. Cioè sì, nulla mi vieta di farlo, ma non penso che sia quello il fine. Cioè, io penso che l'utente medio voglia radersi anche in velocità, no? Magari la mattina presto devi andare a lavorare, non è che hai tempo di stare lì a fare attenzione, magari sei appena sveglio, a fare attenzione a tutto, perché chissà mai che non segui via la faccia perché sbagli angolazione. Quindi ci vogliono rasoi anche gestibili e confortevoli, perché poi il rischio, e lo dico a tutti quelli che fanno video, perché questo è un appello che io lancio, non diamo il messaggio che bisogna assolutamente strafare, perché chi ti guarda, chi ci guarda, magari non ha i 20 anni di esperienza che posso avere io, o i 30 anni che può avere l'amico Andrea, piuttosto nella Terenzi, che probabilmente tra tutti quelli che fanno video è più esperto, oppure anche solo i 5, 6, 7 anni degli altri, di tanti altri. Magari uno che
la fa da 2 mesi e ha imparato appena a usare il Living Jagger. Lo convinci che bisogna usare un rasoio aggressivissimo con una Feder, quello si rovina la faccia e torna multilama. Quindi secondo me è controproducente, quindi invito a, come dire, proprio per cercare di espandere la platea dei rasatori con rasoio di sicurezza, rasoio tradizionale, rasatura bagnata, a non dare dimostrazioni eccessive di, oppure specificandolo bene, perché non, il rischio è ottenere un effetto paradosso. Detta questa mia considerazione, andiamo al aftershave o le toilette, quindi alta concentrazione di spezie, ripeto, rosa, vaniglia, talco, muschi, speziato caldo. È complesso questo profumo, è complesso. A me piace, io lo metto spesso anche solo come profumo così. Infatti, come potete vedere, io l'ho acquistato già mesi fa, è già abbastanza usato, ce l'ho in montagna, quindi non lo uso di giorni, ma veramente mi piace, perché è complesso, è un profumo che strizza l'occhio alla profumeria di nicchia, sicuramente. Sì, strizza l'occhio alla profumeria di nicchia e chi è abituato ad avere profumi di nicchia, a profumarsi non con profumi, diciamo, commerciali, non solo con profumi commerciali, ne apprezzerà sicuramente la caratura. Come apprezzerà chi è abituato a radersi con saponi di qualità, la qualità della formula che ha di Bruno, unita alla profumazione, in questo caso, che devo dire, tra Dante e Beatrice, al di là del fatto che Beatrice è molto carina, tecnicamente sono identici, ma a livello di profumazione, pur io amando Dante, do un punto in più a Beatrice. Parere personale, cioè magari a qualcuno piace più Dante, voglio dire. Bene, vi saluto, vi anticipo che a breve, diciamo relativamente breve, ci sarà una novità riguardante un set, dopo tanti anni ci siamo convinti, degli amici della Pagonotomia, e al momento non posso dire altro, però sappiate che verrà spiegato tutto a tempo debito e quindi ci sarà un'edizione limitata, ma stiamo valutando di come fare in modo di non lasciare nessuno di quelli interessati ovviamente ad averne un'edizione a bocca asciutta. Non dico ancora con chi lo collaboreremo, perché gli amici della Pagonotomia sono tre. Sono io, che sono quello che ci mette più la faccia sui video, poi c'è Luca Esposito e Rocco Contini. Quindi collaboreremo per la realizzazione di questo set, che sarà un set che ovviamente non venderemo noi, ma a cui noi abbiamo, come dire, da mesi pensato come tipo di fragranza, impostazione, e per ora accontentatevi di questa, come dire, anticipazione. Poi a tempo debito verrà detto tutto, verrà spiegato tutto. Vi saluto, vi ringrazio, quindi ottima rasatura, buona barba a tutti e buona domenica.